Ciao ragazze, oggi voglio mostrarvi come fare una fascia unica da un set con le clip. Questa è una versione aggiornata di un video che avevo precedentemente caricato molti anni fa. Per prima cosa smontiamo le nostre clip. Io uso questa forbicina da cucito, voi potete usare anche una forbicina normale, quelle da cartoleria, però io con questa mi trovo veramente bene. Una volta smontate le clip, andiamo a prendere la misura di quanto vogliamo che si allunga la nostra fascia. Io la farò di circa 30 cm e uso questo metro sempre da cucito, però voi potete usare anche un righello o un metro quello di carta da mobili, non fa differenza, diciamo. Oppure potete prendere anche una cordina, misurarla di 30 cm o 25, 26, 27, dipende dalle vostre necessità, e tagliarla e poi utilizzarla fissandola su una scrivania come sto facendo io. Questo vi permette più facilitamente di andare ad applicare poi le nostre fasce insieme. Il prossimo passaggio è utilizzare la colla per extension. Se non ce l'avete in alternativa, potete usare anche il super attacco della colla a caldo. Inizialmente vado a sovrapporre la prima fascetta centrale alle due precedentemente estese in modo che mi aiuti a tenerle fisse. Dopodiché, come vedrete, la sposterò un po' più a destra e applicherò anche un'altra piccolina sopra. Questo procedimento è fatto apposta da non andare a dividere le fasce, nel senso cercare di farle tutte omogenee e renderle tutte uniche. Uso queste pinze da cartoleria per andare a schiacciare bene le attaccature delle fasce. Voi in alternativa, se non avete le pinze, potete usare comunque o un asse di legno o dei libri. Solitamente c'è più alla portata di mano dei libri. Mettere un bel carico di libri pesanti, magari coprendo con della carta forno le radici dell'extension in modo che non si sporchino di colla, e aspettare una mezz'oretta. Ed abbiamo già ottenuto così la nostra fascia tutta unica. Adesso io userò la macchina da cucire perché ovviamente è la macchina da cucire, ma voi potrete benissimo cucire con ago e filo o se no lasciarla anche direttamente così, soprattutto se usate il super attack, perché diciamo che il super attack è ancora più forte della colla per extension.
Adesso andiamo a cucire la nostra clip, partiremo dalla prima estremità. Io parto dalla prima estremità sinistra, ma che sia partire a sinistra o a destra, questo comunque non è importante. Se avete difficoltà sul come si cuciono le clip, ho postato un video anche di come si crea una coda e lì c'è una zoomata particolarmente evidente dove vi fa vedere bene come si cuciono le clip. Una volta terminata la cucitura della prima clip, andiamo a cucire la clip dall'altra parte dell'estremità, quindi in questo caso nella destra. Dopodiché applicheremo una clip centrale e altre due tra i due spazi rimanenti. In totale avremo una fascia con 5 clip. Come vi ho detto prima, appunto, cucita la clip centrale, andiamo poi a cucire le altre due clip rimanenti tra gli spazi che ci rimangono. Così avremo 5 clip. E questo, ragazze, è il risultato finale. Una fascia unica con 5 clip, comoda, utilissima e velocissima soprattutto da indossare. Io spero che il video vi sia piaciuto, se avete domande, non sapete qualcosa, non fatevi problemi a chiedere che io sarò più che contenta di rispondervi. Ciao!